Il Conegliano Valdobbiate nel Prosecco Superiore di OCG sarà l'unica bollicina dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica alla Biennale di Venezia. L'accordo triennale dal 2024 al 2026 è stato ufficializzato oggi al Vinitaly di Verona. È una grande partnership assieme alla importantissima Biennale d'Arte Cinematografica di Venezia. Questo per noi è il primo anno che realizziamo il nostro sogno, quello di essere presenti come le bollicine ufficiali di tutto il festival. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore sarà dunque davvero l'ospite che sarà nelle serate più importanti di apertura, di chiusura, ma anche che celebrerà proprio tutta la mostra, e quindi potranno degustare un vino che oggi è l'eccellenza nel mondo, che è simbolo di tanta autenticità delle nostre colline, di un patrimonio UNESCO, quindi è un'escalation incredibile che, devo dire, meritatamente arriva a questo livello. E sarà un grande messaggio internazionale. È un grande messaggio del Made in Italy, di come un prodotto come il Conegliano Valdobbiadene, che arriva dalla fatica dei viticoltori, che arriva da un terroir così particolare, da una storia incredibile, arrivi poi ad essere anche esaltato da un Made in Italy quale la Biennale di Venezia. Un bel binomio, anche perché finalmente sapremo che lo sponsor ufficiale non sarà più lo champagne ma Prosecco di OCG, peraltro non di un'azienda ma quello del consorzio delle colline di Conegliano Valdobbiadene di OCG, quindi direi che anche una sponsorizzazione istituzionale e non di una sola azienda. Io sono un forte osservatore e vedevo sempre sta scritta e ho detto bisogna prima o poi cambiarla. È stata brava la Presidente Bortolomioli che è riuscita a chiudere poi tutta l'operazione. È un evento importante perché la Biennale è la più importante istituzione culturale riconosciuta in tutto il mondo. E il fatto che decida nelle sue manifestazioni importanti, soprattutto per il Festival del Cinema, di offrire a tutti quelli che parteciperanno una bottiglia che consolida un'attività imprenditoriale molto importante, con un'etichetta che rappresenta anche un percorso artistico, a me sembra che sia un segnale che dà un bel messaggio di comunicazione al mondo. È Made in Italy ed è significativo il fatto che molte volte le etichette delle bottiglie sono state fatte da autori importanti, ripenso a Guttuso che aveva fatto delle cose in Sicilia, e questa etichetta spiega che il mondo dell'arte può collocare col mondo dell'imprenditoria e in questo caso col mondo del prosecco e della produzione vinicola. Sono molto onorato di associare la mia persona a un prodotto di così alta qualità che sarà main sponsor del Festival del Cinema di Venezia, e quindi credo che insomma un connubio non possa essere stato così ben pensato. E sono felicissimo che finalmente alla Mostra del Cinema di Venezia ci sia un prodotto nostro, un prodotto italiano, veneto, di grandissima qualità, a sostenere e a far parlare di sé in un mercato che è quello appunto del cinema, della Biennale di Venezia, enorme, mondiale, ed è un palcoscenico che questo prodotto si merita.